try. Say you can't think of the try. Qui al Centro Sportivo Pavesi le giornate scorrono veloci e, come sempre, per le 16 ragazze del Club Italia ci sono tanti impegni e nuove sfide da affrontare. Questa è come una grande famiglia e qui non sono solo compagne di squadra, ma amiche che condividono ogni momento della giornata. Cosa stai facendo? Accendiamo un po' la luce. Del cellulare? Con la tua cover nuova? Falla vedere. Ti piace? Bellissimo. Allora, ti piace? Sì, dai. Ma la Bea non la vuole? Non deve entrare nel cellulare. Ormai te l'hai già messa. E oggi mi hai svegliato? Io? Io non ti ho svegliato. No. Infatti no. La maglietta che era a capelli, l'ho indossato. Questo foglio l'ho fatto io per Alessia Sgherda con tanto amore. Questo è il loro stendino e le ginocchiere bucate del nostro. Abbiamo qualcosa da vedere, il panorama del centro federale Pavesi è questo. Si vedono tutte le stanze, che sono tutte collegate però separate da una ringhiera, e poi il campo da calcio, il campo da beach, il campo da pallavolo. Oggi il programma di allenamento inizia in sala pesi, ma prima di sollevare bilancieri e utilizzare gli attrezzi, per tutte ci sono gli esercizi di core stability. Core dall'inglese significa letteralmente, diciamo, sarebbe la tenuta di questa parte qua, cioè quello che una volta era chiamato corsetto addomino lombare, quindi i muscoli addominali, tutti i muscoli addominali ovviamente, i trasversi, il retto dell'addome, gli obliqui e poi la muscolatura paravertebrale dorsale. Sono esercizi che servono soprattutto per, diciamo, dare un sostegno attivo muscolare alla colonna vertebrale, di modo che il giocatore non si faccia male nei continui salti, nelle continue ricadute dello sport specifico, che la schiena sia ben protetta da, appunto, l'ausilio di questi muscoli che creano un aiuto e un sostegno proprio attivo alla colonna vertebrale e evitano appunto le variazioni delle curve fisiologiche del rachide. Adesso sul piano un minuto, 15 fermo, 15 apro, 15 fermo e 15 indietro. Mi raccomando la posizione della caviglia, perché la spalla sia sulla resistenza del corpo. Quindi sicuramente sono esercizi che le ragazze devono fare per rinforzare tutte queste muscolature, per far sì soprattutto che non si facciano male. Dietro la spalla, vai. Adagio, Boldrini, ti rompi un piede, vai. Movimento lento, non serve a niente. Sonora. Stop. Poi, se vogliamo anche guardare l'ambito e l'aspetto prestativo, sicuramente sono esercizi che danno una grossissima mano a collegare tutto ciò che riguarda la parte superiore del corpo, quindi la forza delle mani, alla forza delle gambe. Quindi se ho un buon core addominale riesco a trasferire la forza dalle gambe alle mani, cosa che nella pallavolo, nello sport di squadre, diciamo pallavolo o basket, sicuramente è una cosa essenziale per la buona riuscita di un gesto tecnico, il fatto di avere comunque una colonna vertebrale stabile e degli addominali e dei paravertebrali forti che diano la possibilità di trasmettere gli impulsi di forza dalle gambe alle mani.
Dopo la sala pesi, le ragazze si spostano in palestra per iniziare l'allenamento specifico di pallavolo. Nei loro occhi non c'è stanchezza, ma solo grinta e determinazione. La strada è ancora lunga, ma far parte del Club Italia è già un grande traguardo, una tappa importante di cui essere orgogliosi fino in fondo. Allora, io sono in centrale e il mio ruolo mi piace tantissimo perché, non lo so, mi è sempre piaciuto fare il centrale, gli attacchi veloci, così. Non penso che sia un ruolo proprio da regista come magari lo è un palleggiatore, una banda, però mi piace tantissimo. Cioè, secondo me è proprio azzeccato il mio ruolo, proprio quello. Allora, io mi hanno quest'estate, quando ero con la Juniores, mi hanno soprannominata Black Mamba. È il serpente più velenoso, mi hanno detto. E niente, mi ha soprannominato così un allenatore che dava aiuto in Juniores e poi è rimasto. E non so proprio, cioè anzi, sono venuta a saperlo per ultima, cioè tutte lo sapevano tranne me. E poi è rimasto. Bene, cominciamo a lavorare un po' di più sulla difesa. Il primo esercizio prevede difesa da posizione inginocchiata, per cui solo attenzione al piano di rimbalzo, solo attenzione all'orientamento delle spalle e al piegare i gomiti, per cui al dare direzione della palla verso l'alto. La richiesta che facciamo alle ragazze è quella di trattare il pallone come con un cucchiaio in mano, per cui il cucchiaio deve sempre stare in posizione orizzontale. Questi precaricamenti qui, lei è qua e fa questo e poi porta le braccia sul pallone. Noi bisogna che stiamo fermi, poi ci ricordiamo che piano piano che la palla prende velocità, qui bisogna che siamo rilassati, che togliamo forza al pallone e invece queste tengano, soprattutto la spalla esterna. Vai, proviamo. Esatto. Ragazze, vorrei qualche pallone in meno chiuso davanti e qualche pallone in più che se vi sbagliate finisce qua. Rischiate, ok? Non succede niente, ci capita anche in partita. Mirate più al corpo, ok? Un pochino di più al corpo. E cerchiamo di tenerla bene con queste braccia. Le spalle più forti, più forti. Non ti fare indietro. Stai lì. Vai, no, no, ferme con queste spalle, non continuare a muoverle, ferme, orientate verso Isabella, non verso ste, dai, la spalla destra deve essere sempre dura, la spalla destra ci deve essere sempre, tienilo, tieni lì le spalle, solide, no, vedi che togli, non togliere, allora, non devi togliere le braccia, ok? Devi cedere qui. Dai, non scappare, stai forte con queste spalle. Questa la devi spezzare, sennò la palla va verso la rete. Buono, però. Spezza, su. Ok, cioè, dove vuoi che vada la palla? In su? Allora, cioè, se tu questa palla qui la vai a prendere così, così, questo, ok, ci devo andare sotto, quindi piego, questo, in modo tale che prenda altezza. Non scappar via col sedere, Anna, stai lì. Niki, palloni addosso, addosso, mira alla pancia, esatto, mirate alla pancia della vostra compagna, non scappare, Bota, non scappare, quando lei sta per attaccare tutti i siedi sui talloni, occhio, state un pochino più dritte con le spalle, non indietro col sedere, ragazze, non è questo, e poi quando la compagna sta per colpire fate questo lavoro qui perché vi spaventate. State più dritte con le spalle, ok? Quindi posizione un po' più eretta. E poi da qui pronte per la botta addosso, quindi per la palla qua, ok? Dai, più forte Eva, più forte. Tu tiri molto più forte di così, dai. Oh, dai, ancora più forte.
però più con la mano, dai, via. Bene, bene. Cominciamo a farlo in piedi, ok? Per cui prendiamo posizione di difesa in parallela, ginocchia avanti e poi ci prendiamo la palla addosso. Adesso si tira forte, ok? Se l'esercizio secchi attacca, attacca preciso, bene, faremo lavoro sulla palla addosso da spezzare coi gomiti e portar su con le gambe, in modo tale da dargli altezza e portarla fuori dai 3 metri. Se non ce la facciamo, se l'attaccante perde in precisione, andiamo in caduta e proviamo, ok? Però adesso si tira tutto braccio, si tira senza pensarci. Cambiamo i cesti qua. Non ci dobbiamo accontentare di tenerla in aria, la dobbiamo orientare. Cioè, quando andiamo a difendere, pensiamo a dove la vogliamo mettere. Cioè, il fatto che la vogliamo mettere lì, lì. Non tenerla in aria e basta, ok? Teniamo in aria solo la palla molto molto veloce, molto molto forte. E allora ok, però lo facciamo sempre pensando la metà campo in cui la vogliamo mettere, non un colpo verso l'alto e basta, eh? È un colpo verso l'alto ma orientato, quindi con la spalla esterna dura che tiene. Dai! Addosso, mira lungo, mira un pochino più lungo, via. Esatto, lì. Dai un passo più indietro, dai un passo più indietro, dai, forza. Vai, gira, gira, dai. 3 difese e si cambia. 3 difese e si gira, tira forte. Questa qui è una carezza. Stop, 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 stop. Non chiudete il colpo davanti ai piedi, alleniamo un pochino di più la palla addosso, addosso. Quindi mirate alla pancia della vostra compagna, all'ombelico della vostra compagna in attacco, ok? Proseguite un po' il colpo, dai, forza. Ma tirare forte, 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 più forte che potete. Fate andare sta spalla. Perché scappi? Perché scappi? Stai lì, no. Ti ho detto prendi difesa sul posto e scappi. Anche oggi è stata una giornata lunga e impegnativa, ma quando si lavora insieme, la fatica e il sudore sono più facili da sopportare. Domani sarà un altro giorno e porterà con sé nuovi obiettivi e nuove soddisfazioni. You know. Give it a try.